Bella a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Oggi qui per voi una breve video recensione di un gioco che ha fatto molto parlare di sé in questi ultimi giorni o perlomeno da quando è uscito, ovvero The Lord of the Ring Gollum. Vediamo un po', cerchiamo un po' di capire questo gioco e appunto perché la gente, che soprattutto i fan che lo aspettavano, ne parlano così male. Diciamo che appunto The Lord of the Rings Gollum era un'avventura, cioè è un'avventura ambiziosa ma poco soddisfacente. E partiamo subito con la recensione. Prima di addentrarci nei dettagli, perlomeno di approfondire il discorso relativo a questo gioco, facciamo una piccola introduzione. The Lord of the Ring Gollum è un gioco sviluppato da Daedalic Entertainment. Esso prometteva di immergerci nell'universo amato dai milioni di fan della saga del Signore degli Anelli, offrendoci una prospettiva unica, ovvero quella di vivere l'esperienza del tormentato e contorto personaggio di Gollum / Sméagol. Tuttavia, nonostante le aspettative alte, il gioco non riesce a mantenere le promesse, risultando un'avventura ambiziosa ma poco soddisfacente. E fatta questa breve e piccola introduzione, partiamo subito con la trama. La trama di The Lord of the Ring, Gollum, si svolge in parallelo agli eventi principali del Signore degli Anelli, ma essa si concentra principalmente sul personaggio tormentato di Gollum, offrendo una prospettiva unica e approfondita sulla sua storia e sul suo viaggio personale. Il gioco inizia con Gollum prigioniero nella Torre di Mordor, tormentato dalle voci di Sauron e dall'Anello del Potere. La sua mente è divisa tra il suo antico sé, Sméagol, e la sua contorta personalità, Gollum. Iniziamo a comprendere le motivazioni e i desideri contrastanti di Gollum, nonché le influenze che lo spingono a cercare l'Anello del Potere e la sua ossessione per il suo tesoro che lo consuma. Gollum riesce a fuggire dalla Torre di Mordor e inizia il suo percorso attraverso terre pericolose e familiari che abbiamo appunto già visto nell'universo del Signore degli Anelli. Esso dovrà affrontare numerose sfide e ostacoli per sopravvivere, cercando nel contempo di bilanciare le voci discordanti nella sua mente. Lungo il suo cammino, Gollum si imbatte in personaggi iconici della saga del Signore degli Anelli, come Frodo e Sam, con cui ha un breve incontro. Questi incontri offrono una prospettiva interessante sui momenti narrati nei romanzi o nei film, ma l'interazione con questi personaggi rimane limitata. La trama si concentra sull'evoluzione della relazione tra Sméagol e Gollum, offrendo una visione più approfondita del conflitto interiore del personaggio. Attraverso flashback e dialoghi interni, il gioco cerca di esplorare la lotta di Gollum tra la sua umanità perduta e la sua ossessione per l'anello. Tuttavia, nonostante gli sforzi per fornire un'introspezione nella mente di Gollum, la trama soffre di un ritmo altalenante e di una mancanza di coerenza nella caratterizzazione del personaggio. Le motivazioni di Gollum rimangono poco chiare e il giocatore potrebbe faticare a connettersi emotivamente con il protagonista. Inoltre, la trama non offre sviluppi significativi o svolte sorprendenti, limitando l'interesse e l'entusiasmo del giocatore nel seguire appunto la storia. Le decisioni prese da Gollum sembrano spesso superficiali e prive di conseguenze significative, riducendo l'impatto delle scelte del giocatore sulla trama. Per farla breve, complessivamente la trama di The Lord of the Ring Gollum offre uno sguardo più approfondito sul personaggio di Gollum, ma soffre di una narrazione poco coinvolgente e di una mancanza di sviluppi significativi. I fan della saga potrebbero rimanere delusi dalla mancanza di coinvolgimento emotivo e dalla poca enfasi sulle dinamiche e degli eventi principali del Signore degli Anelli. E dopo aver snocciolato abbastanza a fondo la trama, passiamo subito al gameplay e alle meccaniche di gioco. Nel gioco The Lord of the Ring, Gollum cerca di offrire un gameplay basato sull'infiltrazione e sulla furtività, diciamo un po' stealth, enfatizzando l'approccio del personaggio,
che sappiamo tutti che si muove nell'ombra, come si vede nei film, diciamo. Purtroppo le meccaniche di gioco si rivelano spesso frustranti e poco fluide. Per quanto riguarda i comandi, essi sono imprecisi, la telecamera non è sempre ben gestita e le sezioni di furtività sembrano forzate e poco intuitive. L'esperienza di gioco risulta essere praticamente sconnessa e poco gratificante. Il sistema di combattimento, sebbene comunque non sia al centro del gioco, è banale e poco coinvolgente. Le sfide presenti durante il gameplay mancano di varietà e di profondità, contribuendo ad appiattire l'esperienza di gioco complessivo. La mancanza di un vero senso di sfida o di gratificazione nell'evoluzione delle abilità di Gollum rende difficile l'immersione nel mondo di gioco. Per quanto riguarda invece il level design, ovvero dal punto di vista grafico, il gioco mostra alcuni pregi, come ad esempio le ambientazioni che richiamano fedelmente l'universo del Signore degli Anelli e anche una buona resa degli elementi caratteristici. Le ambientazioni, citate prima, sono ricche di dettagli e trasmettono un senso di familiarità per i fan della serie. Tuttavia, i modelli dei personaggi risultano piatti e poco dettagliati, mancando di quelle qualità visive che ci si aspetterebbe da un titolo di questa portata. I volti dei personaggi spesso appaiono privi di espressione, rovinando l'immersione nel mondo di gioco. Inoltre, l'animazione dei personaggi è uno dei punti deboli del gioco. I movimenti di Gollum appaiono, diciamo, innaturali e goffi e mancano di fluidità e realismo, il che contribuisce a rompere l'atmosfera e la credibilità dell'esperienza di gioco. Per quanto riguarda la colonna sonora di The Lord of the Rings, Gollum, diciamo che fa parte di uno dei pregi, o se no, non è addirittura classificabile come uno dei punti di forza del gioco. Riutilizzando alcuni dei temi iconici della trilogia cinematografica, la musica crea un'atmosfera suggestiva e riesce a trasmettere l'epicità dell'universo del Signore degli Anelli. I brani musicali sono ben orchestrati, si integrano bene con l'ambientazione e i momenti di gioco, contribuendo a creare un'atmosfera coinvolgente. Tuttavia, il sonoro in generale presenta anche dei difetti. Gli effetti sonori, specialmente durante le fasi di azione o di combattimento, risultano ripetitivi e poco coinvolgenti. L'audio ambientale invece si dimostra efficace nel creare l'illusione di essere immersi nel mondo di gioco, con suoni naturali e ambientali ben rappresentati. Infine, per concludere, The Lord of the Rings Gollum è un gioco che aveva tutte le potenzialità per offrire un'esperienza avvincente all'interno dell'universo del Signore degli Anelli, concentrandosi sulla storia di un personaggio iconico come Gollum. Tuttavia, il gioco fallisce nel realizzare appieno tali promesse. La trama e la narrazione risultano poco coinvolgenti. E dal punto di vista tecnico il gioco presenta alti e bassi, le ambientazioni grafiche richiamano fedelmente l'universo del Signore degli Anelli, ma i modelli dei personaggi risultano poco dettagliati e le animazioni appaiono innaturali. Appunto, come citato prima, la colonna sonora risulta coinvolgente, ma gli effetti sonori possono essere migliorati. In definitiva, The Lord of the Rings Gollum può risultare una delusione per i fan della saga, come appunto si è dimostrato. Perché comunque la gente si aspettava un'esperienza più coinvolgente e appassionante. E infatti Gollum manca l'opportunità di offrire questa esperienza coinvolgente e appagante, perché se consideriamo la sfera del mondo del Signore degli Anelli, i fan avrebbero apprezzato, cioè hanno apprezzato alcuni aspetti positivi come l'ambientazione, la grafica, la colonna sonora, ma è inevitabile ammettere che il gioco soffre di lacune relativa alla trama, alla narrazione complessiva e nel gameplay, che comunque è fatto un po' con i piedi, se così possiamo dire, ma soprattutto manca di caratterizzazione o di immersione nel protagonista che appunto è Gollum. Ed è per questo che i fan principalmente sono rimasti delusi. E non c'è stato coinvolgimento emotivo e non c'è stata una storia vincente. E noi appunto speriamo, noi come voi, tutti i fan in generale, speriamo che in futuro i giochi basati sul Signore degli Anelli riescano a cogliere appieno il potenziale che questo universo ha da offrire.
e ci aspettiamo in un futuro appunto trame avvincenti, un gameplay strutturato bene e una narrazione ricca che possa appassionare anche più scettici, se così si può dire. E siamo arrivati alla fine di questo video su Gollum, un gioco che poteva essere fatto un pelino meglio, ma cosa più importante, voi lo avete giocato questo gioco? Avete qualcosa da dire al riguardo? Scriveteci nei commenti i vostri pareri e i vostri commenti su questo gioco. E non dimenticatevi di iscrivervi al canale e lasciare un mi piace perché è l'unico modo che avete per supportarmi. Detto questo, vi ringrazio a tutti per aver visto il video fino alla fine e ci vediamo in un prossimo video.